Queste le tragiche immagini del rapimento di Aldo Moro, il leader indiscusso della politica italiana. Immagini che gli italiani hanno già visto nelle fotografie dei giornali, sugli schermi televisivi e alle quali il mezzo cinematografico aggiunge un'agghiacciante forza di realtà. Sono immagini destinate a restare storiche. Come nelle grandi tragedie, queste immagini contrappongono la pietosa vicenda umana di uomini fino a ieri sconosciuti, le povere vittime della scorta, al fatto ben più grande che simboleggiano, l'attacco portato da un gruppo di criminali al cuore dello Stato italiano, il tentativo folle di scavare divisioni e fossati nella società italiana, di inchiodare su ridicole posizioni avanguardiste e pseudo-rivoluzionarie le masse dei lavoratori italiani. Quelle stesse masse che hanno immediatamente risposto con grandi manifestazioni popolari di protesta e di indignazione in tutta Italia. A Roma, oltre 200.000 persone hanno affollato la manifestazione sindacale. In piazza San Giovanni, un momento del grande comizio, la parola ai segretari delle tre confederazioni. Aldo Moro è l'accorto uomo politico italiano che ormai da un ventennio persegue con durezza e fermezza l'allargamento della base democratica dell'area del consenso allo Stato democratico italiano. Colpendolo si vuole colpire il pacifico progresso di una nazione. Si pretende di far tornare il paese nel buio di lotte feroci combattute da minoranze che hanno in comune il fanatismo e la violenza. Ma queste sono strade che l'Italia ha ripudiato e che nessun dramma, nessuna tragedia può riaprire. In questa coscienza il paese ha reagito con fermezza, con sdegno alla grave offesa. L'immensa folla accorsa sulle piazze è la più esplicita risposta popolare di un paese maturo per la democrazia, un paese che respinge ogni provocazione, ogni tentativo inteso a frenare il progresso di questa democrazia.